Buongiorno a tutti, oggi parleremo e approfondiremo i lati oscuri della Prima Guerra Mondiale. In particolare analizzeremo meglio e capiremo più a fondo le condizioni di vita dei soldati nelle trincee, su diversi punti di vista. La Prima Guerra Mondiale, oltre ad essere una guerra totale, quindi estesa a tutte le fasce della popolazione, non solo le truppe dell'esercito, ma anche i lavoratori delle industrie, che subiscono una radicale conversione e trasformazione per una produzione bellica, può considerarsi anche una guerra nuova su diversi punti di vista. Vennero usate, per esempio, delle armi sempre più distruttive, potenti e letali, come i carri armati, la mitragliatrice, e l'utilizzo di armi chimiche come gas asfissianti, i primi bombardamenti aerei e persino il ricorso ad esplosivi. Questo grande conflitto, inoltre, si configura come una guerra di trincea, chiamata anche di posizione o di logoramento. Venivano scavati dei fossati o dei corridoi sotterranei in cui era difficile farsi attaccare invece più efficace e agevole aggredire il nemico. Le trincee. Le condizioni di vita all'interno delle trincee erano a talvolta terribili e disumane. E si diffondevano malattie sia fisiche che psichiche. Oggi cercheremo anche di evidenziare le differenze di gestione delle parti militari da parte di due personaggi importanti in questo periodo storico, il generale Cadorna e Diaz. Oggi approfondiremo meglio questi argomenti grazie a due esperti, un virologo e una storica. Oggi intervisteremo la storica Matilde e il virologo Enea, quindi esperto nelle malattie dei soldati diffuse nelle trincee, e sottoponendole a alcune domande. Adesso diamo la parola all'intervistatrice Alessia. Adesso sentiamo cosa ha da dirci un esperto virologo a proposito delle malattie fisiche e psichiche nella Prima Guerra Mondiale. Che cosa si sono sviluppate proprio nelle trincee? Dunque, qual è la malattia più diffuse, fisiche o psichiche? Una delle malattie principali fu lo shell shock, chiamata così dagli inglesi. Era una malattia nata sui campi di battaglia e nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. I soldati colpiti dalla sindrome misteriosa avevano una varietà di sintomi, tremori in tutto il corpo, paralisi, incubi e insonnia. Furono ipotizzate varie cause. La prima idea fu che si trattasse di un disturbo causato dai danni fisici. Gli psichiatri dovettero cominciare a occuparsi di quel disturbo e quindi furono costruiti degli ospedali per combattere non solo le malattie fisiche ma anche quelle psichiche, appunto come lo shell shock. Lo shell shock è una manifestazione di quello che oggi viene chiamato disturbo post-traumatico da stress. Matilde, lei è una storica esperta nei movimenti e nelle rivolte che avvenivano nelle trincee a causa delle terribili e disumane condizioni di vita. Quindi, mi può dire, che tipo di disciplina c'era imposta nelle trincee e qual era la differenza tra quella di Cadorna e quella di Diaz? In generale c'era una disciplina molto rigida e spietata, però questa cambiava molto anche a seconda del carattere del comandante. Infatti, Cadorna rispetto a Diaz era molto più distaccato e freddo. Insomma, non suscitava una grande simpatia per i soldati. Lui impose una disciplina molto dura e non riteneva importante l'afflusso di pacchi viveri da casa, che invece aveva una grande importanza psicologica per i prigionieri. E di conseguenza quindi i prigionieri italiani in mano austriache morivano di fame. E, secondo Cadorna, questi ultimi non erano uomini indegni, perché si erano resi invece di combattere fino all'ultimo. Al contrario, Diaz dimostrò grandi doti umani e capacità di svolgere un ruolo di compagno d'armi, oltre che di comandante. Aveva un grande interesse verso la vita dei soldati, verso i loro problemi, e cercava insomma di risparmiare più vite possibili. Insomma, dopo la disfatta di Caporetto, lui riuscì a rincuorare l'animo dei soldati. Quali atti di subordinazione erano più diffusi e come venivano puniti? Ovunque si verificavano disordini, piccole proteste o episodi di insofferenza verso le decisioni prese dai superiori, si assisteva a delle condanne a morte. Nei casi che un reato venisse commesso da un gruppo di soldati, come una brigata, la strada prescelta era quella della decimazione. Qualsiasi lettera scritta dai soldati, inoltre, non doveva contenere informazioni diverse da quelle che erano scritte nei giornali italiani, perché bisognava credere che ci fosse un entusiasmo per la guerra. Un soldato poteva essere fucilato per essere tornato in ritardo dopo una licenza, oppure per essere stato sorpreso a scrivere una frase diffamatoria verso un suo superiore.
Stessa sorte venne prevista per tutti quegli ufficiali che per un momento avevano dubitato della tattica imposta dal Comando Supremo. Dopo aver ascoltato le considerazioni dei nostri esperti, vi aspettiamo per nuove puntate sulla storia. Seguite Marche in TV e soprattutto non dimenticate che la storia insegna.